E ora sentiremo ovviamente gli applausi, veramente scaldarsi sul Postfinanze Arena, perché sta facendo il suo ingresso sul ghiaccio la pattinatrice svizzera Sara Mayer, argento agli Europei 2007 e 2008, una stagione difficile per lei per un infortunio al piede, dunque ha saltato i Grand Prix e ha dichiarato di voler chiudere proprio la sua carriera con questo europeo. C'è grande attesa per lei, Franca? Beh, certamente molto amata dal suo pubblico, è una pattinatrice che alla Svizzera ha dato molto, è una pattinatrice che per ben due volte è salita sul podio in Europa, quindi ci si può aspettare molto da lei. C'è una samba per lei in questo short program. Ciclo Lutz, doppio Tolu, molto bene. Saiko fa altrettanto bene. Più Axel, ottimo. Lasciamo sentire il boato. Applausi che la trascineranno sul podio, Franca? Ma per il momento potrebbe stare bene alta in classifica. Penso che possa tranquillamente stare appena dietro alla Corpi e alla Makarova, perché è stato un programma condotto a puntino, con tutti i suoi elementi ben fatti, niente di speciale, di eccezionale, non c'era la combinazione triplo-triplo, ma comunque un buon programma. E sicuramente anche molto ammiccante, cioè costruito proprio per coinvolgere il pubblico. Sì, un buon programma. Non ci crede quasi neanche lei. Abbiamo visto il labiale alla fine del programma, proprio ha fatto oh my god.
penso anche che sentire anche tutta questa pressione, no? Da una parte è una carica, dall'altra parte è comunque ti carica anche di tensione, immagino, no? Sei a casa. Sì, sei a casa, e gli amici, i parenti qua che ti guardano, dipende veramente come reagisci. Ed è l'ultimo europeo, perché lo ha annunciato. Sempre molto anche bella da vedere sul ghiaccio. Soliti allenatori che pattinano fuori pista. Sequenza di passi, anche lei aveva incluso la parte su un piede. Guarda l'inclinazione bene del filo, la punta che entra per lo stacco del doppio axel, i piedi incrociati giustamente in aria, la punta che tocca, c'è una leggera mancanza di rotazione, vedi che quando tocca la punta il pattino continua a girare un po' nel ghiaccio, quindi non era proprio perfetto, ma io credo che glielo daranno comunque buono. E così andiamo a vedere allora il punteggio. Lei aveva ottenuto un quinto posto nella passata stagione negli europei, e quindi c'è veramente tutto il pubblico che aspetta in silenzio, ed è un terzo posto per Sara Mayer, 58,56 il suo punteggio totale, con 31,56 per il Technical Element e 27 per quello che riguarda i Program Components. Finora i più alti sono quelli di Kira Corpi con 30,32 e subito dopo Carolina Costner con 29 e 15.